Giusy, maturità 2020 com'è andata? Bene, allora, è andata molto meglio di quanto potessi immaginare. Ero preoccupata perché comunque non frequentando la scuola da più di 3 mesi non ricordavo nemmeno come si entrasse. E invece ho trovato dei professori molto comprensivi di quella che è stata la situazione che abbiamo vissuto e anche il presidente di commissione completamente consapevole di quello che abbiamo passato e quindi ben disposto nei nostri confronti. Quindi è andata molto meglio di quanto potessi immaginare. Mi sono molto dannata per essere uscita per prima, ma alla fine adesso sono libera e i miei compagni devono ancora farlo. Senti, una curiosità, sì. Avresti preferito fare la maturità come è sempre stata, quindi con le varie prove, oppure nonostante il momento difficile, forse fare solo questo colloquio orale è stato interessante e bello? Allora, sì, penso che ogni anno è un anno unico, quindi anche come unica anche la mia persona, quindi a me è toccata vivere questo tipo di esperienza e quindi sono contenta di averla vissuta così. Se fossi stata della classe dell'anno scorso, quindi classe 2000, per me quella sarebbe stata l'esperienza da dover fare, quindi sono contenta che sia andata così. Giorgio, com'è andato l'esame? Raccontaci questa esperienza particolare. No, è difficile perché comunque era la prima volta che tornavamo a scuola, però diciamo che è stata allo stesso tempo un'esperienza bella che ci abbiamo salutato i professori e una conclusione di una carriera scolastica. Senti, è durato un'ora, ma tu quest'ora l'hai sentita tutta o il tempo è passato veloce? No, il tempo passa perché alla fine pure se qualcosa non la ricordi o ti sfugge, diciamo che essendo così tante materie e tanti percorsi riesci pure a far perdere, a passare del tempo appunto. Ti aspettavi a inizio anno di ritrovarti, no? Sappiamo che la maturità classica aveva tutte quelle prove, invece soltanto una. Avresti preferito affrontarle tutte o meglio il colloquio da un'ora? Diciamo meglio il colloquio da un'ora, dai, perché comunque le prove scritte non si sa mai, c'è tanta ansia e tanta confusione, quindi non si può mai sapere come cosa esce, quindi meglio da un punto di vista aver fatto soltanto una prova, aver essersi preparati bene. Quindi questa. La commissione ti ha fatto domande soltanto sull'argomento che proponevi o invece sono stati un po' cattivi e hanno inserito anche altro? No, beh, qualche domanda l'hanno fatta, però diciamo che a parte matematica e fisica qualche risposta, cioè le risposte ci sono state, però per il resto tutto a posto, i professori erano tutti interni quindi non c'erano problemi.